Il terreno di gioco dello Stadio San Paolo è ancora inguardabile. Dalle immagini riprese ieri pomeriggio appare ancora evidente lo stato disastroso in cui versa il prato. È una corsa contro il tempo quella che i giardinieri stanno attuando, mentre nei prossimi giorni saranno rizzollate le aree di porta. Si riuscirà ad arrivare alla gara col Parma in condizioni accettabili? L'ottimismo di queste ore, era difficile d'altra parte immaginare che le condizioni del prato viste in occasione della gara con la Fiorentina potessero peggiorare, sembra eccessivo. Come è difficile dar colpa per quello che è successo solo al fungo assassino. Nell'epoca in cui per esigenze televisive addirittura si dipinge l'erba per conferirle un colore più brillante, a Napoli non è rimasta nemmeno quella. Una vergogna per una squadra che punta ai vertici del campionato e per una città che si manifesta anche attraverso queste immagini. Ma intanto la squadra, senza i nazionali, si allena. Insigne non è entrato nella partita contro la Bulgaria, ma ha già giocato in maniera non brillante, mentre Inler e Zuniga hanno fatto gol con le loro nazionali. Il primo in Slovenia-Svizzera ha tirato dal cilindro un gran tiro dai fuori area che si è infilato nel 7 alla destra del portiere. Il secondo in Colombia-Uruguay con un Cavani apparso piuttosto appannato dopo uno scambio veloce e tunnel a Pereira ha scaraventato un diagonale di destro in porta piegando le mani del portiere.